Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. Carissimi amici di Lacrime d'Amore, bentrovati. Ci stiamo avvicinando sempre più al mistero del Natale e allora ci viene chiesto ancora una volta di preparare il nostro cuore a questa accoglienza. La parola su cui mi voglio soffermare con voi in questa mia riflessione è la parola giusto. È una parola che nel Vangelo di Matteo che ci venne donato in questa domenica viene accostata alla figura di Giuseppe, Giuseppe uomo giusto. Cosa vuol dire giusto? Per noi giusto significa colui che applica le regole, colui che agisce secondo, tra virgolette, giustizia, ma il giusto di cui parla il Vangelo, il giusto della Bibbia, è un po' diverso, anzi, forse per me è totalmente diverso dal giusto che portiamo noi nel cuore. Giuseppe è uomo giusto perché è uomo che sa ascoltare Dio. Vedete, quando il Padre, per mezzo dello Spirito, vuole far nascere il suo figlio, lo vuole far nascere in un ambiente che questo figlio gli ricordi il cuore del padre. E allora lo fa nascere nel cuore di Maria, l'umile, ha guardato l'umiltà della sua serva, e nel cuore di Giuseppe, il giusto, cioè il cuore di chi sa compiere la volontà del padre e sa che ciò che riceve è un dono che va custodito. Va custodito senza farlo diventare possesso. Il ruolo di Giuseppe nella vita di Gesù è un ruolo fondamentale, anche se non troviamo molti testi che ne parlano. Ma certamente Gesù può poi essere l'annunciatore della parola e dell'amore del Padre perché è stato custodito dal cuore umile della madre. È il cuore giusto del padre, cioè di chi si mette totalmente a disposizione del progetto d'amore di Dio e ne compie la volontà. Essere giusto allora vuol dire essere capace di accogliere quei doni che il Signore fa e di custodirli perché ogni dono scopra la sua bellezza e diventi dono per gli altri. Che il Signore ci conceda di accogliere questo Natale con cuore giusto. Con cuore umile. Buona domenica a tutti.